Amici di TG Plus, buongiorno. Oggi parliamo di una fattoria didattica agraria e lo facciamo con il referente che è il signor Matteo Ducange. Matteo, buonasera. Buonasera, grazie dell'opportunità. Grazie a lei, perché adesso entriamo nel vivo. Come è nata l'idea di questa fattoria didattica agraria? L'istituto Stefani Bendegodi, dove lavoro, ha un'azienda agraria e l'istituto ha una storia di 150 anni. Nel 2017, quando sono stato nominato, diciamo, referente dell'azienda agraria, io ho trovato questa azienda di una superficie di 56 ettari e in quel momento c'erano 5 ettari in conversione, 5 ettari di terreno in conversione verso il biologico. E qua nasce un po' l'avventura, perché grazie anche ai rapporti che ha l'istituto con il territorio, insomma, sono nate una serie di sinergie e il lavoro che abbiamo fatto è stato quello di riprendere un po' l'azienda, riorganizzarla sostanzialmente, e in quel periodo sono partiti una serie di progetti. In particolare il progetto primario è stato il progetto Bionet, un progetto regionale finanziato con una misura ambientale, un PSR. Quindi siamo partiti con questo progetto e qua ci siamo trovati già ad avere ereditato qualcosa di straordinario. Noi da qualche anno era stato chiuso l'Istituto di Frutticoltura di Verona, un istituto che aveva collezionato antiche varietà di mele e pere, e noi la prima cosa che abbiamo fatto è abbiamo ospitato, tra virgolette, nel nostro frutteto 42 meli antichi e 12 pere antichi della Lessinia. È veramente affascinante. E da questo poi in quel periodo c'era l'Istituto di Genetica Strampelli di Lonigo, nel Vicentino, che anche là c'erano dei cereali che rischiavano di andare persi, e quindi abbiamo incominciato a fare queste collezioni. So che ci sono anche delle sperimentazioni biologiche e delle biodiversità in questa, diciamo, attività didattica. Sì, sempre in questi 6 anni, diciamo, da quando è partita questa esperienza, noi nel frattempo da 5 ettari abbiamo trasformato in biologico 35 ettari, da 5 siamo arrivati a 35, quindi è stato un bel passaggio dalle colture tipiche mais, soia, frumento. Abbiamo incominciato a coltivare tanti altri cereali, l'avena, il frumento duro, il farro monococco, il farro spelta, ma in particolare io sottolineerei alcuni esperimenti che sono partiti nel momento in cui abbiamo iniziato a lavorare con i miscugli. Abbiamo iniziato a lavorare con un miscuglio, mi ricordo, che veniva da Agrigento, e abbiamo cominciato a sperimentare materiale genetico proveniente da altri posti. Poi il successo è stato l'anno scorso, quando abbiamo sperimentato per la prima volta nella nostra azienda un miscuglio di orge che veniva dalla Siria, e questo è nato grazie a un progetto con semi che abbiamo portato avanti in questi anni. E allora abbiamo cominciato a pensare di cambiare le coltivazioni, anziché fare le coltivazioni estive tipo il mais che richiede acqua, lavoriamo con cereali autunno-vernini. Questi cereali stanno dando delle risposte molto positive. E all'interno dell'azienda c'erano già dei boschi, delle siepi, delle fasce tampone. Abbiamo iniziato a lavorare con consorzi di bonifica, anche qua sono nate una serie di iniziative, e quindi biodiversità a 360 gradi, sia come specie forestali, sia come specie agrarie. E la ciliegina, diciamo, di quest'anno è stato il fatto che, grazie all'attività didattica sperimentale, la nostra azienda è stata trasformata e abbiamo ottenuto il riconoscimento della sottrazione attività venatoria. Ultimo, la cosa interessantissima è che sempre 6 anni fa, e grazie alla Fondazione Agroalimentare Veneto, che ha sede a Conegliano, siamo riusciti a far partire qua a Buttapietra un corso ITS sull'agricoltura sostenibile e sull'agricoltura biologica.